iniziamo pesando 300 g di farina 00. Aggiungo un pizzico di sale. Aggiungo quindi 150 g di burro freddo a pezzetti e vado a lavorare tutto con le mani, finché il burro sarà ben incorporato. Vado ad ancora ad aggiungere 100 g di zucchero semolato, un uovo, mezza bustina di lievito per dolci pari ad 8 g e mescolo il tutto. Facciamo quindi riposare adesso in frigo per circa 20-30 minuti la pasta frolla e andiamo a preparare gli altri ingredienti. Ho lavato 2 grappoletti d'uva, sono all'incirca 300 g. Questa è la varietà baresana, che io adoro perché è dolcissima e per lo più senza semi. Adesso andiamo a tagliare pezzetti e a mettere in un altro contenitore. L'apro perché potrebbe capitare che nei chicchi più grandi, infatti, potrebbero esserci i semini. Diciamo che questa è la parte più noiosa, ma comunque dobbiamo aspettare che la frolla riposi, quindi si può fare tranquillamente. Alla nostra uva, quindi senza più i semini, andiamo ad aggiungere una marmellata per renderla ancora più golosa. Questa è di ciliegie, ma va bene qualsiasi vostro gusto di gradimento. Ecco la nostra farcitura. Adesso andiamo a stendere la pasta frolla. Utilizzo 2 fogli di carta forno per aiutarmi e il mattarello. Andrò ad utilizzare uno stampo da 28 cm. Tolgo solo la pasta frolla in eccesso. Andiamo a inserire la farcitura. Mamma mia, che golosa! Vi confesso che qualche chicco si è perso per strada, nel senso che me lo sono mangiato. Devo provare se era buona, se era dolce. Abbassiamo i fogli. Ora la parte più divertente, quella in cui magari potete farvi aiutare anche dai vostri bimbi. Stendiamo la restante frolla.
vado ad utilizzare gli stampini a forma di foglia. Possiamo anche aggiungere qualche fiorellino. Andiamo ora a rinfornare a 180 gradi, forno ventilato, per circa 30 minuti, finché la frolla avrà assunto un bel colore dorato che è di vostro gradimento. Potrebbe volerci anche qualche minuto in più, a seconda di come lo desiderate dorato. Ed ecco la nostra golosissima crostata con uva e marmellata appena sfornata. Letteralmente appena sfornata. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!